Per come stavano andando le cose, io credo che possa essere una soluzione, voglio dire. La situazione era pressoché drammatica. Il ritorno di Rastelli, secondo me, può essere una nota positiva. Speriamo bene, insomma. Sono un tifosissimo del Napoli, non mi intendo di Sono Avellino. capitata proprio male. Vabbè, e che sente dai tifosi dell'Avellino? Come? Che sente dai tifosi dell'Avellino sul ritorno di Stamattina parlano Rastelli? bene di quello che è successo stanotte, quando... Ah, ok. perché già si conoscono, Rastelli lo conoscono. Sì, tra l'altro E ex Napoli sono Rastelli. tutti contenti qua. Ritorno di Rastelli? Il ritorno di Rastelli sicuramente è positivo perché così perlomeno sappiamo di poter resistere nel tempo come società, perché questa è una squadra che non ha valori, quindi difficilmente potrà andare oltre, ci auguriamo una salvezza perché altrimenti sarebbe un tonfo eccessivo. Quindi resilienza, resistenza per mantenere la categoria, sperando che poi futuristicamente o sia l'attuale presidente o un grosso imprenditore di Avellino tipo Marinelli o un imprenditore esterno ci possa far risollevare, ma purtroppo siamo tornati indietro di più di 50 anni. Ho capito che non sei tifoso, ma tantissimo, ma di riflesso sentirai l'umore della città sul ritorno di Massimo Rastelli. Che hai percepito? Allora, ci sono varie scuole di pensiero, ma ti dico quella chiacchiere da bar, perché purtroppo mi ammalincuore, dico, non sono molto tifoso, ma non lo sono a prescindere. E insomma, c'è una fetta di persone che è contenta, un'altra fetta meno. Quindi diciamo che sono pareri un poco discordanti, però diciamo che secondo me, a parere mio, secondo me può essere una buona possibilità per la squadra, secondo me. Non lo conosco proprio. Posso dire il mio Tutto quello pensiero che vuole. da vecchio tifoso e Sì. sono ancora che vado allo stadio a 80 anni. L'errore di questa società è il fatto che ha preso un direttore sportivo che di Serie C non capisce niente. Ha venduto tutti i giocatori che avevano mercato, quelli che non avevano mercato stanno qua buttati alle spese della società. Cosa bisogna aspettarsi? Un campionato di transizione per programmare per l'anno prossimo a questo punto? Oppure poi col mercato di gennaio tutto è possibile? Diciamo che la speranza è sempre l'ultima a morire, però credo che a questo punto sì, deve essere un anno di transizione per mettere le cose a posto e gettare le basi perché l'anno prossimo sia l'anno buono. Io credo che Rastelli abbia accettato, avendo avuto qualche garanzia perlomeno per avere qualche calciatura decente per successivamente. Io direi di reintegrare perlomeno quelli che stanno fuori, a prescindere dal portiere, perché non è forte il problema questo portiere qui. Se l'Avellino si riprende, risorge anche la città, ne Ma beneficia. assolutamente sì, ma per tutto, anzi, no, io mi auguro che vada bene, ma proprio per una questione di gioia di vivere. Ora la scelta di Rastelli è giusta. Rastelli, Rastelli, che significa? È come uno si fa operare da un chirurgo da quattro soldi e poi chiama il chirurgo che costa e lo salva. E noi abbiamo pigliato Rastelli perché ci ha da salvare.